Eccoci qua, l'ultimo appuntamento di sera è stato dedicato a Cappuccino Bollente senza schiuma. Ringrazio come al solito la libreria Gabbiano, sempre così gentile nell'ospitarci e ci addentriamo nella lettura del libro del qui presente Pier Giorgio Pescari che si adopererà al computer per interrompere in maniera positiva la lettura. C'è la possibilità anche di battibeccare Il dibattito il sempre, dibattito. sì, un grande must che qui nessuno può scampare e nessuno vuole rifiutare perché si viene apposta per il dibattito. Da sempre, dal Cineforum di Fantozzi ad oggi, è sempre stata così. Sarà sempre così. Cappuccino bollente senza schiuma. C'è chi va al bar e ordina un caffè. C'è chi va al bar e ordina un caffè lungo. C'è chi va al bar e ordina un caffè ristretto, c'è chi va al bar e ordina un caffè corretto. C'è chi va al bar solo per leggere il giornale senza ordinare nulla, ma mai, a memoria d'uomo, si è visto un cliente che va al bar e ordina un cappuccino bollente senza schiuma. Un cappuccino bollente senza schiuma? Come si può pensare di bere un cappuccino bollente senza schiuma? Un cappuccino va bene, bollente va bene, ma senza schiuma. Il cappuccino è cappuccino perché ha la schiuma. La schiuma è tutto, senza schiuma. Che cappuccino è? Chi sarebbe così incredibilmente strambo da ordinare un cappuccino bollente senza schiuma? Bene. Quello strambo, o meglio, quella stramba, perché è di un soggetto femminile che stiamo parlando, esiste. Sì, esiste davvero. E non proviene da qualche recondito sperduto pianeta alla periferia di una galassia a milioni di anni luce da noi. No, quella persona, alquanto stramba, è quindi anche intelligentissima, perché per una non chiara equivalenza, le persone strambe sono per forza intelligenti. È una terrestre. Sì, proprio così. Un membro appartenente al genere Homo sapiens, e precisamente un membro discendente dalla gloriosa stirpe generatasi dal cromosoma Y, haplogruppo 0, sottogruppo 02, ramo 02B1. In altre parole, una giapponese. E anche un nome. Noi, per ragioni di privacy, la chiameremo Yasuko, che, per una strana coincidenza, è anche il suo vero nome. Yasuko, come ormai sapete, è giapponese, un concentrato di atomi per una massa totale di circa 50 kg, o se volete mezzo quintale, distribuiti su 155 cm di altezza sul suolo terrestre. Quindi, materialmente parlando, non occupa molto spazio nella normale distribuzione di materia nel nostro universo. Questo fatto dovrebbe tranquillizzare coloro che affermano che siamo troppi su questa terra. Il passaporto giapponese di Yasuko afferma che può muoversi in tutti i paesi del mondo tranne che in Corea del Nord. Ma questo a noi non interessa tanto, perché a Yasuko non è mai importato andare in Corea del Nord. E poi, in Corea del Nord, non c'è il cappuccino. Figuriamoci un cappuccino senza schiuma. Yasuko ha vissuto in Giappone, in Malesia, nelle Filippine, negli Stati Uniti. Mentre era a New York, un inverno decise di passare 3 settimane di vacanza in Italia perché qualcuno, forse per fare uno scherzo di cattivo gusto, le aveva detto che in Italia fa sempre caldo. Quell'inverno nevicò anche a Napoli. Proprio a Napoli, tra il gelo e la pioggia mista a neve, mentre aspettava che l'ostello aprisse le porte, incontrò un giovane e aitante rappresentante della popolazione locale, e non proprio locale, visto che quel giovincello arrivava dal profondo nord. E per la verità non era nemmeno aitante, ma anche questa è una sottigliezza poco importante. Da quel momento Yasuko e il giovinitalico si conobbero. Si frequentarono, si sposarono, trasferendosi in un simpatico paesino sperduto nella campagna della Bassa Bergamasca.
Insomma, come ormai sapete, Iacopo è solito entrare in un bar, ordinare un cappuccio bollente senza spuma. Ogni tanto qualche barista la guarda di sottecchi, qualche altro avvicinandosi alla macchinetta con una smorfia, altri ancora ciondolano la testa come per dire anche questa mi deve capitare. Però alla fine il cappuccino bollente senza spuma arriva sempre. Una volta le ho chiesto quello che sicuramente molti di voi, perlomeno quelli più intelligenti di voi, avranno già pensato. Ma perché, anziché complicare la vita al barista ordinando un cappuccino bollente senza schiuma, non ordini semplicemente un latte macchiato? E Asuko mi ha risposto, no, il cappuccino è differente dal latte macchiato. Il cappuccino ha in proporzione più caffè del latte macchiato. Il che è vero, come confermò un altro amico che gestisce un bar, ma lui non fa testo perché dà sempre ragione a Yasuto. E comunque, questo fatto della proporzione di caffè e latte differente nel latte macchiato e nel cappuccino è attendibile, anzi sicuro, anzi certo, il che rende tutti quelli più intelligenti di noi che si sono fatti la fatidica domanda molto meno intelligenti. Con Yasuto abbiamo viaggiato. Da New York siamo andati via terra in Ecuador, siamo andati in Giappone prendendo la Transiberiana, abbiamo attraversato il Canada dall'Atlantico al Pacifico, abbiamo navigato lungo il Mekong, abbiamo anche fatto tantissimi giri attorno al fossato medievale che cinge il centro storico del piccolo paese della Bassa Bergamasca dove abitiamo. Ma forse questi giri non rientrano nella categoria viaggi. Nel frattempo ci siamo fatti rubare qualche passaporto. Abbiamo subito aggressioni, siamo stati sequestrati. Io sono stato anche in prigione, in Finlandia, però ci tengo a dire che è stata una vera ingiustizia. Beh, direte voi, tutti o quasi quelli che vanno in prigione dicono di essere innocenti. No, io ero veramente innocente. Con qualche pirlotto aveva pensato bene di utilizzare il mio passaporto, che lui o chi per lui mi aveva rubato, per farsi una vacanza in Finlandia dormendo e sbacchettando a spasso. Il mio nome era poi stato inserito in una lista nera di persone altamente pericolose e altrettanto non gradite. Certo, i finlandesi devono aver pensato che fossi veramente immensamente stupido per tornare lì dove avevo lasciato una lista di conti in sospeso più lunga di un rotolo di carta igienica ancora in corso. O forse i finlandesi sono veramente così sciocchi da pensare che, dopo avervi sbocciato per settimane, sarei tornato nel loro paese appositamente per farmi beccare e passare un'altra lunga vacanza a loro spese. Per fortuna, Yasuko, dopo aver tentato inutilmente di raggiungere qualche referente dell'ambasciata italiana a Helsinki, pensò bene non fosse il caso di disturbare ulteriormente il personale italiano e si rivolse all'ambasciata giapponese. Proprio quando pensavo che non avrei più rivisto la luce del sole rassegnandomi a passare il resto dei miei giorni in una piccola, fredda e spoglia cella di Helsinki, mangiando semolino e pane nero, la porta della cella si aprì e si palesarono come angeli caduti dal nulla due tipi con gli occhi a mandorla, sorridenti, vestiti di tutto punto in giacca e cravatta. Avrei voluto abbracciarli. Ma pensai che i giapponesi non sono così espansivi e avrebbero potuto considerare lo sfogo di entusiasmo assolutamente fuori luogo. E così mi limitai a rispondere al sorriso e a uscire con il massimo possibile della calma e della dignità da quella intida cella. La sera, davanti a un gustosissimo piatto di salmone affumicato e pane nero che consumavamo nella nostra camera d'albergo, chiese a Yasuko che cosa aveva fatto dopo che la polizia mi aveva arrestato e portato via. Rispose, dato che al numero di emergenza della tua ambasciata italiana non rispondeva nessuno e pronunciò quel tuo con particolare enfasi, sono andata a comprare qualcosa da mangiare perché avevo fame. Non potei fare altro che commuovermi di fronte a tutta questa saggezza. Grazie.
Far away, far away, wanna stay that way. Far away, gone in my mind. But far away, I thought I left you behind. Music makes me feel alive. It can wake me up, it can make me die. It can drop my peace, my heart is down. Now I know, cause I won't be seeing you again. You can break it back. I can tell you how to get it. Sorry. Oh, it's very amazing. If I don't do it, you can sit down. You can make your life. If you want to see it, you can sit down. You can sit down. Holbrook, oltre a essere la cittadina più vicina al Petrieville Forest National Park, è anche l'inizio del breve tratto di 370 km che intendiamo percorrere prima di raggiungere Las Vegas. Che tristezza questa Las Vegas, affermo io solo dopo che abbiamo visitato qualche casino. Davvero triste, confermo, ma non ho visto Dubai. Las Vegas ha una striscia d'asfalto attorniata da miriadi di edifici colorati e vivaci. Dubai non ha nemmeno questo. Dopo aver visitato diversi casinò, tutti identici nella disposizione delle macchinette, nella soffusione delle luci, ma ciascuno con un proprio tocco tematico, arriviamo al Caesar Palace. Qui, camerieri in toga fanno la spola tra il ristorante e la sala slot, portando i piatti direttamente ai giocatori, così che questi non si debbano nemmeno scomodare. Davvero non abbiamo visto niente in questo mondo. Yasuko mi ricorda l'incontro fatto con un paio di turisti in Cambogia. Tutti e due sulla sessantina dicevano di essere appena scesi dall'aereo e dopo aver lasciato i bagagli all'hotel si erano unilateralmente uniti a noi in un ristorantino di Prehang Dong
per chiederci dove avrebbero potuto trovare vestiti campogiani. Sulle prime non capivamo. Poi la moglie, una signora che si era presentata come Zeitgeist e seguace di Blavatsky, ci aveva spiegato che in ogni luogo che andavano a visitare, la prima cosa che facevano era comprare abiti tipici locali per mimetizzarsi con la gente. Secondo loro, era il modo più diretto per entrare in sintonia con le loro onde energetiche e comprendere così a fondo lo spirito del popolo. Ah, ma sì, è vero, esclama dopo aver ricordato il fatto e il percorso e successive fasi. Tu gli avevi detto che se fossero andati in Giappone si sarebbero dovuti vestire lei da geisha e lui da lottatore di sumo. Si sono presi, chissà perché. Già ancora oggi non riesco a capire come mai si fossero offesi. Lui aveva veramente la statta di un Rikishi. Comunque li vorrei vedere qui, a Las Vegas, quei due, cambiare vestito ogni hotel tematico che visitano. Vestiti da Cleopatra e Tutankhamon a Luxor, in Fede Stucco. Da contorsionista e clown a Circus. Da Ginevra, Lancillotto, Alex Caligul, da Frank Sinatra, Liza Minnelli a New York, da Paolo Dantante e da Donna dei Lupanari a Mirage, da Valerina di Cancani a Toulouse-Lautrec al Paris, Las Vegas. Parlando e immaginando, ci troviamo all'interno del Venetian Palace, proprio accanto a una parte di Los Angeles, California. Ecco, lo aggiungo perché sembra che loro ci tengono a dire a tutti che provengano da Los Angeles, California. Che ammira estasiata la ricostruzione dei canali di Venezia e Piazza San Marco. Però qui è molto meglio di Venezia, afferma la moglie e i compagni del gruppo a cui sembra essere aggregata la coppia. Noi siamo stati a Venezia, quindi sappiamo quel che diciamo e vi possiamo assicurare che questa di Las Vegas è molto meglio della Venezia italiana. E i maschi della comitiva indossano un copricapo tipo loggia del leopardo o qualcosa del genere, mentre le donne hanno tutte giacchette e gonne appena sotto il ginocchio da cadette della virtù e della costumatezza. A chi chiede perché la Venezia di Las Vegas sia meglio della Venezia italiana, la signora risponde: ma perché qui non c'è l'odore nauseabondo che c'è a Venezia. Inoltre qui è molto più pulita, l'acqua più azzurra. Nella Venezia italiana invece l'acqua è marrone e puzza, interviene il marito aggiustandosi il pezzo. E sì, quanto puzza, rimarca la moglie che rimette il pezzo del marito nella giusta posizione. E poi aggiunge il marito di Los Angeles, California, dopo aver ringraziato la moglie, nella Venezia italiana i marinai, che sarebbero i gondolieri, correggo io silenziosamente, non cantano come qui nella Venezia di Las Vegas. Anzi, a pensarci bene, Mark, nella Venezia italiana i marinai non cantano affatto. È vero, Mark, li hai mai sentiti cantare? Tu, Mark? No, cara, non li ho sentiti mai sentire cantare, conferma Mark. Alcuni rimangono stupefatti dalle incredibili notizie portate da questi due esperti di tramonto di Los Angeles, California. Davvero non cantano? Chiede un gentile che il culto della morigeratezza. Davvero Venezia puzza? Chiede un'altra. Davvero l'acqua di Venezia non è pulita? Chiede una terza. Davvero Venezia è sporca? Chiede una quarta. E ogni domanda, la coppia di Los Angeles, California, si ricalcisce. Ora sono al centro dell'attenzione e aver ragione perché, a differenza di tutti quelli che fanno parte del gruppo, loro nella Venezia italiana ci sono stati. E quindi sanno esattamente quello che dicono. E soprattutto, i gondolieri di Venezia non cantano O Sole Mio, dichiara Yasuko, dopo che uno dei tinti gondolieri della Venezia di Las Vegas ha iniziato a intonare alcune note della melodia napoletana. Ma dato che Yasuko insegna all'Università di Venezia, lei è di parte. Non è che 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 non è
Il giorno dopo ci dirigiamo verso Moab, essendo lui giunta patria dei Mormoni, o per meglio dire della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell'ultimo giorno. Come avete capito, Joseph Smith, il fondatore, non era proprio un campione di sintesi. Il riferimento biblico, non proprio edificante per un cristiano, ha portato gli abitanti a chiedere il cambio del nome della cittadina, ma i tentativi non hanno portato ad alcun risultato. Moab era e Moab resterà fino all'arrivo del giudizio universale. E peggio per chi vi arde, ancora peggio per chi vi è nato, dato che si porterà per sempre la dannazione del nome sulla propria carta d'identità. Forse è per rischiare il senso di colpa che i 5.000 abitanti di Moab possono pregare in una chiesa dei testimoni di Geova, due chiese battiste, una cattolica, due chiese dei santi dell'ultimo giorno, una chiesa episcopale, una chiesa interconfessionale, una chiesa luterana, una chiesa avventista del settimo giorno, una scuola cristiana. Meglio certo abbondare quanto difficile, non si sa mai. Nonostante il paesotto si trovi a 375 km da Salt Lake City, 735 km da Las Vegas, 560 km da Denver e 625 km da Albuquerque, anche Moab ha avuto i suoi giorni di gloria. Nel 1943 ha avuto l'onore di ospitare 16 dei leader della rivolta di Mantanaro, un complesso di 10 campi di detenzione che ospitavano circa 120.000 americani di origine giapponese. Negli anni 50, la scoperta di giacimenti di Pechsplenda, il minerale da cui si ricava l'uranio, hanno portato a quadruplicare la popolazione, trasformando la sonnolenta, pacata e religiosa Moab nella non invidiabile capitale mondiale dell'uranio. Insomma, la sfiga ci vede benissimo. Dopo aver preso il nome da un personaggio non proprio edificante, dopo aver ospitato dei tumultuosi, negli anni 50 Moab diventa anche uno dei centri nevralgici del confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Le radiazioni, seppur minime, dovute alla lavorazione della fece plenta, sommate alla probabilmente potentissima maledizione divina lanciata sul paesello, hanno forse influito sulla salute mentale di alcuni abitanti di Moab. Oltre a ospitare il Broken Boar, il ristorante che serve le migliori patatine dolci fritte della città, in realtà noi le troviamo abbastanza disgustose, Moab è anche il punto di partenza per visitare uno dei parchi nazionali dello Utah, tra cui l'Arci, per molti statunitensi ogni aspetto della vita quotidiana è ormai strettamente integrato con la fede religiosa. Ogni azione, ogni parola deve essere misurata affinché risulti in conformità con le parole della Bibbia, anche nel turismo.
presso il Landscape Park troviamo un gruppo che sta scendendo da un pulmino della Ring River Tours. In Canada, oltre al nome dell'agenzia, è già una postilla. Noi vediamo ad Ave una prospettiva creazionista. I clienti della Ring River Tours hanno una media di 50 anni, ma tra teste calde, corpi sfatti dalla birra e rughe che sfruttano pelli ormai raggrinzite, notiamo parecchi giovani. E questo ci allarma, non può. Sentiamo la guida che, dopo aver lanciato il solito slogan di un mondo vecchio di poche migliaia di anni, afferma che la teoria delle taglie è una menzogna instillata nell'uomo da Satana e che in realtà l'Arches National Park, così come il Grand Canyon, è nato a seguito del diluvio universale descritto dalla Bibbia. La guida, che si proclama essere un geologo, ripropone la tesi creazionista della formazione della Terra, e quando un ragazzo, non sufficientemente puro e incorrotto, chiede, certamente su istigazione di Belzebù, cosa ne sia stato dei dinosauri, l'accademico risponde con il tipico tono bonario dei imbonitori professionisti. Vedi, io, caro ragazzo, la Bibbia ci dà la risposta a ogni domanda. Quello che leggete sui libri di testo, una terra vecchia milioni, se non miliardi di anni, influenza tutta la storia successiva. Così anche i dinosauri, a loro dire, si sarebbero estinti 65 milioni di anni fa, risatina generale dalla parte più anziana del gruppo. Poi, tra il mormorio di assenso generale, apre una Bibbia che si è portata con sé. E come un novello Mosè che ha ricevuto direttamente da Dio le tavole della storia, proferisce con solennità e voce greca. Leggo testualmente da Genesi 7, 17, 21. Il diluvio durò sulla terra 40 giorni. Le acque crebbero e sollevarono l'arca che si innalzò sulla terra. Le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. Le acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto tutto il cielo. Le acque superarono in altezza di 15 cubiti i monti che avevano ricoperto. Per ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere e tutti gli esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini. Non penso ci sia bisogno di aggiungere altro. La chiave di ciò che oggi vediamo è il diluvio universale da cui tutto è nato e tutto ciò che vediamo è stato modellato. E tutto questo è accaduto migliaia, non milioni o addirittura miliardi di anni fa. I ragazzi annuiscono timidamente, gli anziani annuiscono con convinzione, i vecchi annuiscono con entusiasmo, commentando la grande saggezza della Bibbia e chi l'ha ispirato. È circa mezzogiorno e il gruppo, dopo aver osservato la magnificenza del Landscape Park e ringraziato Dio per aver creato tale splendore, si siede a mangiare su un piccolo pianoro. Penso che sarebbe bello se ora dal cielo piovesse la manna, così, tanto per stare in prima. Se vi nizgai. Riassunto, ripeti più volte il nome del parco in lingua navajo, torcendo la lingua e mettendo alternativamente suoni aspirati, culturali. Il risultato è un contorsionismo muscolare, la lingua faringea, che rischia di mettere fuori uso le sue notevoli capacità oratorie per qualche ora. Sevinzgai è il nome della Monument Valley in lingua navajo, che tradotto suona più o meno come la valle della roccia. Alla ricerca di qualche cantina entriamo degli hotel, l'albergo che la nostra amica Valeria ci ha consigliato sul consiglio di Massimo. Essendo l'unico albergo della zona, è anche l'unico che offre camere che danno direttamente sulla valle. E assunto, approfittando della possibilità di aspettare per i bisogni esistenziali, fa una deviazione alla reception. Ne ritorna poco dopo. $250, dice. Viene colto $250 per una pisciatina nella loro quale. No, $250 per una stanza con vista sulla valle, replica lei dando un colpo sul gomito. Non è poco, ma addormentarsi o svegliarsi con la Monument Valley ai tuoi piedi non è cosa da tutti i giorni. Dalla terrazza panoramica, appena fuori dall'albergo, ci godiamo un paesaggio. Un nucleo di turisti multinazionali si assiepa attorno a un vinto navajo vestito con tinte abiti indiani lavorati dall'usura,
Il segreto dell'affilare la folla è la banalità. Uno sfondo classico da cartolina, in questo caso il tradotto, e un indiano, un tocco di classe per dare ulteriore spinta all'interesse. Indossare abiti confezionati in catena di montaggio è ordinario e mediocre. Vestire abiti confezionati in catene di montaggio dando loro un effetto invecchiato, e usato, è un'arte. Lo scroscio di pioggia che ci ha colti all'arrivo sta lasciando il posto a un cielo azzurro perso e a un doppio covalente. Di fronte alla scena, una donna decisamente in carne, decisamente new age e decisamente estroversa, lancia continuamente urletti di entusiasmo. Ha una macchina fotografica professionale di diverse migliaia di dollari che usa in modo decisamente amatoriale. Tenendo le braccia in avanti, guardando attraverso il display agli OCT, la donna continua a parlare, a urlare, mentre il dito grassotto pigia in continuazione l'otturatore. Ragazzi, questa è fantastica! Strilla guardando sullo schermo la foto appena scattata. Oh mio Dio, sono 3 giorni che sono qui e non ho mai visto nulla di simile. E continua a sbraitare, sfruttando alternativamente il display e noi, io e suo, che la squadriamo piuttosto scettici sul suo stato di salute mentale. Gli indiani sono grandi, non è vero? Fatichiamo a comprendere in base a che cosa questa esuberante donnetta dichiari che gli indiani siano così grandi. Non è certo merito loro se gli elementi naturali hanno lavorato per centinaia di milioni di anni portando simili bellezze naturali. O forse sì. Con tutte queste teorie in giro, non mi sorprenderei se ci fosse qualcuno che pensasse che migliaia di persone munite di vanga, martello, scalpello, abbiano scavato e scolpito una o due le formazioni rocciose che vediamo. Sentenze da succo. Sono pazzi questi americani. Concordo, lasciando la signora alle prese con la macchina fotografica e con quelle sue esclamazioni. Il tavolo è riccamente imbandito, anche troppo. Esther, la moglie di Leonard, ci accoglie assieme al marito con un sorriso genuino e per nulla artefatto. È giovane Esther, anche troppo. Avrà 30 anni, meno di Leonard. È gioviale per essere una fedele della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell'ultimo giorno. Non troppo gioviale per la verità, ma più gioviale della media delle mogli dei fedeli mormoni. E dato che sicuramente ve lo state chiedendo, no. Leonard non è poligamo. Esther è la sua unica moglie. La poligamia tra i mormoni è stata abolita nel 1890. Inoltre Esther dice di adorare l'Italia. È stata in Italia un paio di volte, a Venezia, Roma, Firenze, e anche una città il cui nome è stato storpiato talmente bene che non capisco quale possa essere. Infine Esther ama così tanto l'Italia che ha anche imparato qualche parola della nostra lingua. Bonjour, francese, lo dico, quando si dice buongiorno. Gracias, è spagnolo, lo dico, quando si dice grazie. Comista, comista, e continua a ripetere comista. Mi ripete Esther avvicinando il suo viso al mio, puntando l'indice verso di me. Io cerco di ripassare il mio esprimimento vocabolario mentale, ma non mi viene in mente nulla che possa anche lontanamente somigliare a comista. Forse vuole chiederti se sei comunista, interviene di assunto in un plebile sussurro, magari ha capito male anche lei. Sì, ma come fa a saperlo? È della CIA. Forse la fede mormona è una copertura. Hanno saputo che sei stato in Corea del Nord, in Iraq, in Afghanistan, che hai avuto contatti con i Khmer Rossi, ora ti seguono. Forse tua madre ti ha denunciato, conclude alla fine di Asuko. Comista, continua Esther. E saremmo andati avanti per tutta la... No. Se non fosse intervenuto Leonard, che è intuito che non venivamo fuori, ci ha detto in inglese, how are you? In italiano, come sta? Come sta in tedesco? Bene, grazie. Risata di Esther, Leonard, e finalmente si inizia a mangiare. Poco dopo scendono anche i ragazzi dalla stanza accanto alla nostra. Li avevamo sentiti rientrare a casa ieri sera a armeggiare senza troppo ritegno con i loro ragazzi. Sono francesi, che per l'esattezza sono 3. 2 ragazze e 1 ragazzo. A prima vista tutti tra i 25 e 30 anni. Il ragazzo è basso, tarchiato, veste una canottiera senza maniche e un paio di jeans.
una delle due ragazze, forse la fidanzata, ha una maglietta blu a mezze maniche e leggings elastici. L'altra invece, che si presenta come la sorella della supposta fidanzata, è più giovane e meno formale. Nonostante siano ospiti di una famiglia religiosa, indossa un paio di short sfilacciati e una concetta aperta a metà che lascia vedere liberamente due segni scoperti. Leonard ed Esther non sembrano turbati. Certo, spero che se dovessimo cercare due modelli per definire canone classico di bellezza femminile, non prenderei qualche ragazzo. La fidanzata somiglia a Mafalda. La più giovane invece è un'altra di Amy Farrah Fowler, la compagna di Sheldon Cooper. Esther, ciò è una torta che ha preparato lei stessa. I francesi, ancora mezzo addormentati, la rifiutano, ringraziamo. Noi invece ne assaggiamo una fetta. E visto che sembriamo gustarla, Elena si offre di incartare un altro paio di fette per il piatto. Sono solo 3-4 ore di atto fino al Bryce Canyon, ma potevi fare una sorta di quel percorso, spiega mentre avvolge la fetta nella carta stagnola. 10 minuti dopo siamo pronti a riprendere il nostro cammino, mentre i cugini francesi sono ancora alle prese con il caffè. Esther e Leonard ci accompagnano alla porta. È una nice trip, ciao Leonard. Ciao, aggiunge Esther, continuando a ondeggiare la mano fino a quando siamo fuori dalla loro vista. Allora, è vero che parla italiano, affermo il suo cuore. What would it be and would you call into the space if you face with him all his glory? What would you ask if you had just one question? Yeah, it is great. Yeah, God is good. God has things. What would it look like heaven you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and Jesus and the saints and all the prophets. And yeah, God is great. God is good. Back to hell.
Adesso posso vedere il Grand Canyon e anche io. Praticamente io e Jesco siamo d'accordo su cosa vedere. Ci intendiamo perfettamente su dove andare, ma una volta raggiunta la meta e consumata la visita delle principali attrazioni, cominciamo a confrontarci su quale altre attività concentrare il nostro viaggio. Yasuko propende sempre per sperimentare nuove situazioni. Lo sperimentare nuove situazioni è indice di intelligenza. Io, invece, preferisco polarizzare l'attenzione verso cose meno alternative e più consuete. Sperimentare cose meno alternative e più consuete è indice di ottusità. Nel cuore della Yosemite National Park, la natura sfoggia tutta la sua bellezza. Il sole splende nel cielo azzurro, illuminando le vette dei monti che ci accompagnano, come sentinelle per tutto il viaggio fino all'alto village. Qui abbiamo prenotato una tenda alla cifra, secondo noi, propositata, di $105 di tasse a notte. In realtà, abbiamo scoperto che il prezzo da noi tutto organizzato è uno dei più convenienti di tutta l'area. Ci sono camere vendute a $500 di tasse. In più, la nostra non è proprio una tenda come pensavamo. È un piccolo bungalow ricoperto da uno spesso telo di plastica e costruito su una struttura in legno a palafitta. All'interno troviamo un letto vero e proprio con una luce elettrica vera e propria, un piccolo armadio vero e proprio, addirittura una sedia vera e propria. Nel tardo pomeriggio guidiamo verso il Wawona Tunnel, dal cui piazzale possiamo aspettare il tramonto. La vista è spettacolare e nulla sembra essere cambiato rispetto alle fotografie scattate nel 1933 da Ralph Anderson. Siamo veramente in posto, un paio di auto in tutto il parcheggio, e riusciamo a goderci il silenzio e il panorama in tutta tranquillità. Poi arriva un gruppo di turisti giapponesi che ordinatamente e pacatamente si dispone lungo il muretto che delimita il pendio verso valle per scattare foto e selfie. Poco dopo arriva un bus di francesi e chiacchiericcio, prima quasi un sussurro, inizia a essere un po' più sostenuto. I transalpini si sparpagliano in tutti i gruppetti girovagando qua e là, scattano foto, fanno selfie, si fanno fotografare con lo sfondo della valle. Poi la nota degli italiani.
che scendono dal bus, parlottando, ridendo, dividendosi campanelli, capannelli di 3 o 4 persone, scattano foto, fanno selfie, si fanno fotografare con lo sfondo della valle e scavalcano il muretto di cinta. In seguito arriva un altro cuno con le turisti spagnoli. Una volta scesi in massa, si dileguano a destra e a manca, chiamandosi un lato da una parte e dall'altra del parcheggio. Scattano foto, fanno selfie, si fanno fotografare con lo sfondo della valle, scavalcano i muretti, si insinuano in ogni dove incuranti di fapposi tra chi sta scattando fotografie e il soggetto. E infine, ecco arrivare l'uno, il più dei più, quelli che fanno tremare ogni fotografo, ogni cultore della natura, del silenzio, della pace, della tranquillità. Sono arrivati i cinesi. Quando il pullman entra nel piazzale sono già assiepati. Lungo le porte, appena queste si aprono, si scaramentano verso il punto panoramico, verso il tunnel, verso il gabinetto, verso il cavalcavia, verso la montagna a lato. Scattano foto, fanno selfie, si fanno fotografare con ogni tipo di sfondo, anche un cartellone stradale con il limite di velocità. Scavalcano i muretti, si intrufolano negli scatti di chiunque, urlano a squarciagola, chiamano i nomi dei loro parenti, amici, si rifanno i selfie, si rifanno fotografare, riscavalcano muretti, si intrufolano nuovamente negli scatti di chiunque. Poi, non contenti, ripetono gli stessi riti più volte. Grande paese l'America, c'è spazio per tutti, ma poi tutti si concentrano negli stessi luoghi ristretti. Ci fermiamo a prendere un tè, un delizioso caffè nella parte vecchia del villaggio. Ecco un consiglio: quando vi trovate di fronte a un abitante di Manor City, non definite la città village, rischiereste il linciaggio pubblico. Il bar è gestito da una signora della sessantina che ricorda in un modo impressionante Patti Smith. Quindi non è proprio una bellezza. Mi chiedo se canti anche come Patti Smith. Yasuko, entusiasta del posticino, che in verità è veramente molto bello e accogliente, prende un bagel che, a suo dire, le ricorda tanto quelli che acquistava a New York da un negozio di ebrei vicino alle proprietà. E poi si lancia in insulto personale, cappuccino con lente, senza schiuma. La sorte di Patti Smith, la squadra in tutta la sua altezza, ci mette pochissimo. E poi si fa ripetere l'ordinazione. Cappuccino bollente senza schiuma, ripete, senza scomporsi, gli assunto. La sorta di Patti Smith rimane interdetta e guarda il menù. Prego, ripete speranzosa di aver capito male. Dopotutto l'accento newyorkese di Giasuco può avere la frase di gamba. Cappuccino bollente senza schiuma, insiste gli assunto. La sorta di Patti Smith ora non ha più dubbi. La cliente ha chiesto un cappuccino e va bene, bollente, va bene, senza schiuma. È questo che non quadra. Vorrei un cappuccino bollente, ma non voglio la schiuma, spiega Yasuko. Latte macchiato, chiede la donna. No, no, vorrei un cappuccino che sia molto caldo, deve solo togliere la schiuma al latte. La sorella di Patti Smith sembra abbia capito, o forse si è solo rassegnata. Complichi sempre le situazioni più semplici. La redarguisco. Al contrario, ribalte lei, semplifico le cose perché non voglio la schiuma. Quindi è una cosa in meno da aggiungere. Dovrebbero ringraziarmi per questo e farmi anche uno sconto. Anzi, sai come ti dico? Penso che brevetterò il mio cappuccino bollente senza schiuma. Lo chiamerò cappuccino Yasuko o Yasukino, proprio esotico, aggiungo io. I'm going to go to the next one.
Sì. Cagionate qualcuno non lo so di niente per spiegare la vita che viene consegnata dal parco crescono alcune altre, quindi non serve né innaffiare né mutare, interviene ironicamente gli assunto. Sai che risparmio di tempo di lavoro bianco? Un gruppo di italiani procede con difficoltà in cercando sulle pietre di cui è disseminato il percorso. Riconosco della cadenza che provengono dalle mie parti, Bergamo, Brescia, Sondrio. Quando uno di loro inizia a parlare in dialetto, insaccando i suoni aspirati quasi fossi in dispnea, e di sicuro la pendenza del sentiero ha accentuato l'affanno, escludo Sondrio. Alla fine intravedo tra le pieghe dello zainetto uno stemma dell'Atalanta. Posso escludere Brescia? Con una sicurezza pari solo al fatto che la nazionale della Papua Nuova Guinea non potrà mai vincere un campionato del mondo di hockey sul ghiaccio. La comitiva è formata da una decina di persone, adulti e bambini, e la maggior parte di loro mantiene toni così squillanti che farebbero fuggire un daino sordo a 10 miglia di distanza. Solo la signora ha un suono di voce suave che riesce a trasformare il ruvido accento aerobico in una musica, se non proprio la meditazione, almeno melodiosa. Come ogni gruppo che si rispetti, anche questo è un proprio cameraman autonominato. L'operatore fa le mani di una piccola videocamera e riprende con encomiabile sollecitudine ogni singolo secondo della città. Anzi, quando pensa che le riprese non siano all'altezza della sua bravura, chiede ai compagni di ripetere quel gesto, di risalire su quel masso, di guardare quel cespuglio, di non guardare verso la telecamera, di guardare verso la telecamera. Alcuni, specialmente le donne più anziane, si sentono lusingate da tale attenzione e si atteggiano a quelle del cinema, novelle Sofia Loren, che per tutto il resto della loro vita non avranno più di tanta attenzione. Altri invece mostrano una chiara insofferenza e alla fine invitano lo Spielberg bergamasco ad andare a fare i suoi bisogni, il tutto in dialetto bergamasco stretto. Lui, lo Spielberg bergamasco, naturalmente non si abbatte e continua a riprendere. Alla fine mi immagino che una volta tornato in Italia, con la scusa di una rimpatriata, in uno dei bei vecchi tempi, obbligherà tutti i compari a sorbirsi ore e ore di video soporifere. La squadra bergamasca l'ha introdotto diverse volte, annunciata dalle chiacchiere a tutto volume e congedata dal cameraman in coda.
ogni tanto, stremati dal caldo del continuo scendi, si accavano all'ombra di qualche albero o di qualche fungus. Chissà come si sono formati questi voodoo, chiede uno di loro. Giovanni, non sono voodoo, sono udos, ribatte quella che sembra essere la moglie dell'uomo. Voodoo è un'altra cosa, che non c'entra nulla con gli udos. Bene, udos, tu hai comunque capito quello che voglio dire. E poi sono stanco, voglio solo tornare in albergo, fare una doccia fredda. Questo sole mi uccide. E Giovanni poi si alza, appoggiando tutto il suo peso sulla spalla della probabile mucca, e inizia di nuovo ad avanzare passo dopo passo verso l'agognata risalita finale. Penso che molti di coloro che visitano il centro di informazione turistica lo facciano solo perché si sentono soli e hanno bisogno di scambiare quattro chiacchiere con un altro simile. La maggior parte delle domande avrebbero già delle risposte nelle belle e dettagliate brochure a disposizione gratuitamente nei dispenser. È comunque più semplice fare mezz'ora di coda aspettando il proprio turno per chiedere a un ranger quale strada prendere per andare alla spiega, o comunque per raggiungere il Zabriskie Point, piuttosto che sedersi 10 minuti e spulciare la cartina, senza contare il fatto che oggi esistono i navigatori. Poi c'è la categoria dei problematici, no? Non quelli che chiedono informazioni riguardanti il parco, ma quelli che vogliono parlare dei loro problemi personali. Quindi c'è il turista che viaggia perché è appena divorziato, quello che vuole rilassarsi per il lavoro stressante, quello che è stato appena licenziato. Poi c'è quello che porta spasso i nipotini di cui sentiamo tutto il discorso. Claire, Maggie, Robert, 7, 10, 15 anni, molto bravi, sa? Robert vuole fare lo scienziato, invece Claire ha deciso di voler fare una modella. Ma non è bella Claire. Pensa che possa davvero diventare una modella? Noi siamo pensionati, mio marito era dirigente alla fabbrica Valde Itali. Io sono sempre stata casalinga, ho cresciuto 4 figli. Evan, Lenny, Taylor, Jennifer. Evan, Taylor e Jennifer sono sposati e hanno tutti i figli. Claire, Maggie e Robert sono figli di Taylor, vero Maggie? Un mese prossimo porteremo Grace e Katie, le figlie di Evan, a San Francisco. Hanno sempre voluto vedere San Francisco. Noi siamo di San Diego. Mio marito Cody voleva andare a Seattle, ma io no. Ho detto, Cody, quest'anno andremo a San Francisco, a Seattle andremo il prossimo anno. Ho fatto bene, vero, eh? Infine, c'è la categoria del cuore. Quello che ho visto cose che voi umani non potete neppure immaginare. Che vuole far sapere a tutti quello che ha visitato, i chilometri percorsi, gli incontri, dove si è accampato e naturalmente i suoi atti di eroismo. Ho camminato 3 giorni senza incontrare anima viva. Sono andato anche a Dante's View, da Zabriskie Point, Bedwater. Ho incontrato una famiglia che era rimasta senza acqua e ho dato la mia. Ci sono persone che si avventurano in zone a loro sconosciute senza alcuna preparazione. Ma io, noi comuni mortali, che non abbiamo visto cose che non possiamo neppure immaginare, ci limitiamo a consultare la cartina, le previsioni del tempo, a riempire le scorte d'acqua e a visitare il negozio di souvenir senza comprare nulla. Il calare del sole è il campo della giornata che conosce l'intertetto, meraviglioso nelle sue sfumature cromatiche, che attraversano tutto lo spettro della luce visibile, ma anche malinconico nel suo volgere al termine del giorno, quasi fosse preludio di morte o di disperazione. Aspettando che il crepuscolo avvolga le ombre, invertendole nelle terre, i turisti vivono i loro ultimi atti di emozione. Sono momenti in cui una persona preferisce starsene sola, nel suo silenzio, a meditare, col significato più profondo della vita, ammesso che abbia la voglia di farlo, che in qualche modo sappia cosa, dove cercare, che conosca il significato più profondo della vita. Io, che non ho voglia, non saprei cosa e dove cercare, non so cosa significhi ricercare il significato più profondo della vita, e preferisco starmi in silenzio. Altre persone invece meditano sul significato più profondo della vita, ma non sapendo cosa e dove cercare, adorano rompere le gonadi maschili a chi, pur non meditando sul significato più profondo della vita, vorrebbe che gli altri stessero in silenzio. Al Grand Canyon, una signora di 50 anni, vestita con una svolazzante tunica improiettata, multicolore semi-trasparente,
si truccola come perfetta slalomista e contorsionista tra cavalletti, zaini, borse fotografiche, corpi umani. Già vedi una Coca-Cola trasbordare dal bicchiere che tiene tra le dita ricoperte di anelli, ma la signora deve essere veramente un'abile equilibrista, perché non una goccia di liquido viene persa. E comunque, dopo aver messo scompiglio tra la coda e aver allarmato un paio di persone spaventate da quel bicchierone rosso pericolosamente vicino alle loro capocce, si mette a sedere a gambe incrociate. E poi ci vede, soli, soletti, ci guarda. Con la coda dell'occhio la osservo e lei ci osserva. Io la truco e ci sfrutta, io imploro che stia lì. Dov'è? Lei si guarda attorno, poi si alza, si fa largo di nuovo dalla folla e viene verso di noi. Non siamo più soli. Tirando un respiro di sollievo, si siede e sospirando esclama: wow! Pensavo di non riuscire a farcela ad arrivare in tempo. Noi, silenziosi, guardiamo l'orizzonte incuranti, quasi, del suo arrivo. Le pieghe della tunica che indossa seguono il vento, così come i capelli biondici e sciati che cadono sulle sue spalle in un paio di trecce tenute strette da due lati. Ai piedi porta un paio di sandali navajo, un tessuto simile, anche troppo simile, a quelli che avevo visto nel negozio di souvenir del Market Plaza, venduti alla scopolità da circa di $45.99 di tasse. Tra i lacci si prevedono le dita dei piedi, le punte sono accuratamente limate e smaltate, polsi e bicipiti sono rimportati da bracciali in pelle, perline, bigiotteria, non mancano naturalmente i tatuaggi. Sono diverse particolari, riguardano gli argomenti più disparati dello scibile umano. E comprendono le immancabili frasi che per leggere dovresti passare un'intera serata, ma che nessuno naturalmente mai leggerà. C'è gente che, immersa nel proprio ego, sul proprio ritardo, si fa tatuare frasi interminabili trovate su internet, tipo: alziamoci e siamo riconoscenti, perché se non abbiamo imparato molto oggi, almeno abbiamo imparato qualcosa. E se non abbiamo imparato qualcosa, almeno non ci siamo ammalati. E se ci siamo ammalati, almeno non siamo morti. Quindi siamo tutti riconoscenti. Buddha. Allora, molto più della vastità del nulla intellettuale contenuta in frasi di questo tipo. Mi ha sempre stupito la vastità di superficie epidermica necessaria per tatuare un aforisma così lungo. Mi domando, inoltre, se davvero ci siano individui che pensano di essere così indispensabili al genere umano da girovagare per il mondo come se fossero dei libri umani, per di più tatuandosi in frasi del tutto inventato, visto che Buddha, così come Gesù Cristo, Confucio, Lao Tzu e altri, non hanno lasciato nulla di scritto. E comunque, se davvero Buddha avesse scritto qualcosa tipo la frase a lui attribuita, non ci farebbe una bella figura. La signora ormai si è seduta con le mani in posizione in piana contraria. Mi aspetto che inizi da un momento all'altro a meditare emettendone il mantra culturale e invece nel silenzio generale inizia a parlare. Bene, ora godiamoci questo tramonto e vediamo se è veramente bello come dicono. Il sole si sta lentamente tingendo di arancione e i contorni della sua circonferenza, sempre più delineati contro il cielo azzurro, sembrano allargarsi sempre più. Io sono di Salina, Kansas, continua rivolgendosi al suo pubblico inesistente. Fino a settimana scorsa non avevo la minima idea di venire qui, ma ho fatto un sogno in cui mi è stato detto di andare al Grand Canyon perché avrei trovato quello che cercavo. Nessuno di noi due risponde. E così eccomi qui. Il sole stava lambendo con la sua parte inferiore la linea che divide la terra dal cielo. Alcune nuvolette lanciano piccoli sbuffi di vapore bianco, tracciando il cerchio perfetto della stella. Barlumi iridescenti si infrangono contro le rocce del canyon, rifrangendosi come fossero schegge di invisibili stelle. La natura è così meravigliosa. Mi chiedo se mi meritiamo di vivere in un mondo così perfetto. Noi roviniamo tutto ovunque andiamo. Sono perfettamente d'accordo.
Io vivo in un villaggio in mezzo alla natura, ma non ero mai venuta qui. È bellissimo, ripeto, tutti noi dovremmo sentire il nostro spirito guida e seguire i suoi insegnamenti. Dubito che il suo spirito guida sia più perspicace di quanto non sia lei. Ci sono persone che non riescono a stare tutte neppure quando è l'amante che dovrebbero fare. Ci sono persone che pur viaggiando sole non riescono a stare sole. In questo caso dovrebbero starsene a casa o trovarsi qualcuno con cui condividere il viaggio e i pensieri. Comunque, una persona di un senso dovrebbe capire che se uno cerca un posto lontano dalla folla, lo fa perché vuole stare solo e possibilmente stare in silenzio. Ma la signora con la tunica svolazzante non è una persona di buon senso e continua a parlare anche quando l'ultimo piccolissimo arco di sole si sta per fissare, lanciando gli ultimi bagliori fiammeggianti che si stagliano splendenti dietro le rocce brune dell'altopiano del Colorado. I miei genitori sono sempre stati girovaghi, vivevano in una roulette assieme agli altri amici lontani delle città. Andavamo in città solo quando c'erano manifestazioni. Quanti tramonti abbiamo visto. Stando con loro ho imparato a parlare della natura, degli alberi, al cielo, alle stelle. Quanto vorrei che solo una di queste stelle culminasse all'istante con la figlia dei fiori in versione moderna. Sapete che la natura ci parla? Sì, io la comprendo il suo linguaggio. Sono una delle poche a riuscire a farlo. È per questo che vivo da sola. Io non ho bisogno di nessuno perché ho la natura come compagna. Il cielo, ormai impantato di tinte che sfumano in tutte le tonalità del rosso e del blu, la gente inizia ad andarsene intirizzita dal petto. Ancora un'oretta e sarà completamente buio. Un pensiero comincia a impadronirsi di ogni sinapsi del mio cervello. E se accelerassi la ricomposizione di quell'essere parlante con il mondo? Madre natura è la nostra vera madre, noi ci nutriamo del suo latte per tutta la vita, la ricompensiamo distruggendola. Niente, nessuno la può fermare. Accanto ai pensieri di distruzione atomica, unificante, astrale, io e gli astuco ci limitiamo ad andarcene in un religioso silenzio, lasciando la signora di Salina, casa, a meditare con le sue mutande. Mentre risaliamo lungo il sentiero roccioso, sentiamo che dalla sua bocca continuano a uscire parole che si perdono nel nulla dell'abisso del Gran Regno. Sì.
Yes. Il legame tra San Francisco d'Oriente e l'Evolving Temple. Naturalmente, viene naturale associare il Golden Gate con il film di Hitchcock La donna che visse due volte. Con Yasuko andiamo nel punto dove Marlene e Esther Judy partono in Nova, si è accettata nella baia per essere poi salvata da John Scott in Perdono, film Stuart. Ci imbattiamo invece in gruppi di croceristi annoiati e spogliati che, con i modi bramiani tipici dei croceristi, si attirano per il lungomare seguendo, ma non ascoltando, alcune guide che innalzano verso il cielo bandierine con il nome della nave. Sia io, sia gli astuto, ma sopportiamo i croceristi. Una volta abbiamo incontrato una coppia che si vantava di aver visto tutto il mondo viaggiando su una nave da crociera per 40 giorni. Abbiamo visto il Mediterraneo, poi siamo andati in Israele, poi in Egitto, poi a Maiorca, poi siamo andati nei Caraibi, poi a Miami, in Giappone, non ricordo esattamente dove, poi a Singapore, o forse in Hong Kong. Poi a Dubai, un'altra città, non ricordo il nome. E poi in Sudafrica, poi Canarie. E che quando avevo giunto di più, avevo chiesto, la nave era stupenda, buppe, teste, palli. No, intendevamo cosa vi è piaciuto di più delle città che avete visto. Il mare era di un blu stupendo. Non c'era bisogno di scendere dalla nave perché avevamo tutto quello che desideravamo. Avete visto qualche cosa oltre al mare, alla nave? Insistiamo sempre più depressi. Sì, ecco, ad Hong Kong, o forse a Singapore, e i grattacieli. Cara Gerusalemme, ti ricordi di Gerusalemme? Perché nel marito, Gerusalemme, quel bellissimo ristorante dove abbiamo mangiato la ragosta appena pescata dal mare. Gerusalemme non è sul mare. Ah, avete almeno visto il Santo Sepolcro? Chiedo io, ormai annoiato. Sì, risponderei con una certa titubanza. O meglio, abbiamo visto la basilica da fuori perché c'era così tanta gente e un odore di muffa. E allora abbiamo deciso di andare a comprare qualche souvenir per la nostra nipotina. E abbiamo trovato una graziosa collanina proprio vicino alla basilica. Insomma, i croceristi sono tutti più o meno così. Girano tanto per vedere poco o nulla. E quel poco o nulla lo vedono talmente male che alla fine del viaggio nella loro testa hanno un vomitolo di pensieri, di immagini talmente ingarbugliati da non capire più dove sono stati e che cosa hanno visto. Quindi, quando incrociate un crocerista, non chiedetevi dove è andato e che cosa ha visto, perché rischiereste di trovarvi il Burj Khalifa a Yokohama e il Buddha di Smeraldo ad Algeri. Piuttosto chiedete che cosa ha mangiato, qual è stato il suo cocktail preferito, com'era la piscina della nave, quale orrendo vestito indossava quell'antipatica della cabina 308. Su questo state pur certo che il perfetto crocerista saprà darvi tutte le informazioni più dettagliate possibili. I gruppi che cerchiamo con difficoltà a attendere sono suddivisi secondo numero e colore. C'è il gruppo numero 3 con il colore blu, il numero 7 con il colore arancione, il numero 4 con il colore giallo, il numero 9 con il colore marrone. Ogni numero a colore deve seguire una guida con un microfono agganciato agli auricolari in dotazione a ognuno dei croceristi, spiega vita, morte e miracoli del ponte. Dopo 3 minuti la maggior parte dei croceristi comincia a guardarsi attorno alla ricerca di una panchina. Dopo 5 minuti molti iniziano a togliersi gli auricolari, dopo 7 fanno la fila a un chiosco di gelati e dopo 10 minuti
dall'inizio della gita, si formano gruppetti di 2, 3, 4, 6 persone che iniziano a parlottare tra loro. Cosa si mangerà stasera? Il cameriere, quello che sembra un arabo, ma che mi ha detto di essere dello Sri Lanka, mi ha consigliato il filetto di manzo. Sapete che c'era al tavolo del capitano? Mi sembra di aver sentito che sarà quella coppia del tavolo 125, ma dopo domani toccherà a noi. Stasera andrete anche voi al bingo? No, pensavamo di partecipare alla serata dei cantanti. Noi invece pensavamo di andare in discoteca. Nel frattempo sentiamo la ragazza guida che continua a spiegare le meraviglie del Golden Gate Bridge. Andiamo dove i cavi che vedete tra le due torri è di 92 centimetri e l'altezza delle torri sulla superficie del mare è di 227 metri e poggiano su piattaforme di cemento poste 77 metri sotto il mare. Potrei fare la guida anch'io? Non ci capisco niente. Perché vuoi capirci qualcosa? Chiede Yasuko. Perché io sono fatto così. Io le cose le voglio capire, altrimenti non sono contento. Tu, esclama lei ridendo, capire le cose? Ridite, lascia perdere. Capite ora perché per stare insieme a una giapponese occorre avere un ego smisurato?
Apre il dibattito, se ci sono domande, qualche considerazione.